Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio rispondere ad una vostra domanda, questa domanda che trovi qui sotto. E allora, non risponderò proprio sulla tematica richiesta, perché ragazzi, aumentare le velocità va fuori, diciamo, dal regolamento nazionale dei monopattini o bici elettriche, eccetera eccetera. Aumentare la velocità vuol dire che il tuo mezzo non rispetta gli standard permessi, diciamo, dal regolamento in atto in questo momento. Io in questo video ti dirò invece come puoi aumentare le prestazioni migliorando sia l'efficienza che la tua personale soddisfazione del mezzo. Aumentare la velocità, ragazzi, è una cosa, aumentare le prestazioni è un'altra. Perché? Si aumentano le... Vi dico solo questo. Aumentare la velocità vuol dire agire sia su software che su hardware. Aumentare le prestazioni bisogna semplicemente agire sull'hardware, cioè sul pacco batterie. Questo è un pacco batterie assemblato con un socket plastico che potrebbe andare bene sia per monopattini che per bici elettriche. 36 volt, 48 volt, 24 volt, eccetera eccetera. Cosa bisogna fare per aumentare le prestazioni? Però ragazzi, prestazioni, quali prestazioni? Prestazioni in salita, prestazioni in un sorpasso, prontezza del mezzo, tutte, diciamo, quelle prestazioni che richiedono più potenza in corrente. Il pacco batterie della tua bici, del tuo monopattino, da che cosa è composto? È composto da queste celle litio, che possono essere 18650 come queste e queste, o 21700, 26650, però le più utilizzate sono le 18650. Perfetto. Il pacco batterie, che tu lo puoi andare a vedere se ti fidi, a smontare, è composto su per giù così. Sono tante celle messe in fila, connesse in serie e connesse in parallelo. A capo del pacco batterie, in gestione al pacco batterie, c'è una scheda che è questa. Questa è la scheda di regolazione di carica, o meglio BMS. Il BMS, ragazzi, cosa fa? Questo è il cuore del pacco batterie. Si brucia questo, non ti funziona più la bici, il monopattino, lo scooter, perché ragazzi, questi ci sono anche negli scooter, ci sono anche nelle auto, però ovviamente sono così piccoli, sono molto più grandi, tutto proporzionato alle potenze. Il BMS ha dei connettori qui, dei poli a saldare, dove vanno saldati i cavi che vanno al motore, in più i cavi che vanno alla batteria. In più, come vedi, questa ha una serie di fili elettrici colorato rosso, colorato nero, in più tanti altri colorati bianco. Questo, ragazzi, nello specifico è una scheda per pacchi batterie da 48 volt, perciò questo può andare in pacchi batterie da 13 48 volt, 20 ampere come corrente di uscita, 25 ampere come correnti di picco. Come vedi, le dimensioni sono piccole, ne esistono però ovviamente molto più grandi, molto più performanti e molto più costose. Perfetto. Se io voglio andare a potenziare, sto dicendo potenziare, non sto dicendo aumentare la velocità a chilometri orari,
perché la velocità chilometro orari la devi gestire sempre dall'applicazione, dal computerino. Da lì tu hai il limite in velocità. Però se ti serve per esempio in una salita più potenza, perché tu sei pesante, il mezzo non ce la fa perché questa scheda originale dà poca corrente, per esempio 10 A, 10 A a differenza di 20 A c'è il doppio, vuol dire che in quella stessa salita quel mezzo si arrampicherà molto meglio. Perché? Perché il motore avrà più corrente a disposizione e avrà l'energia per farti salire. Ok, il pacco batterie, come abbiamo detto, è cablato con questi cavi, per esempio uno qua, 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 tutti saldati nelle varie serie. Questo è il connettore standard per 13S. E io l'ho fatto tantissime volte potenziare i mezzi, ma nell'effettivo però potenziavo solo la potenza, perché la velocità era sempre uguale, era sempre quella programmata, limitata. Per aumentare le prestazioni del tuo mezzo elettrico cambia questo, cambia la BMS e avrai molta più potenza. La BMS è quel componente che dà alimentazione, che dà potenza al tuo motore. È normale che non devi andare a mettere un BMS sproporzionato, perché se poi questo ti dà per esempio 20 A, il tuo motore è piccolino, massimo ne vuole 15, sovraccarichi il motore, perciò anche su questo fai attenzione. Per andare a sostituire il BMS cosa devi fare? Eliminare, disaldare i cavi di alimentazione dal BMS vecchio, staccare questo cavo mantenendolo connesso a tutto il pacco batterie, prendere il BMS nuovo che dovrebbe per il 90% di possibilità avere lo stesso socket, quanto arriva inserisci questo così, tac tac, ok, e vai a saldare potenza meno, batteria meno e carica meno, cioè carica meno dove va il caricabatterie, P meno il motore meno e B meno la batteria meno. I positivi sono tutti in comune sul pacco batteria. Perfetto, fatto così avrai potenziato il tuo mezzo elettrico. Non velocità, perché mi scrivevano, ma io lo uso in off-road, perciò non vado contro legge. Ragazzi, non chiedetemi cose che non mi va di dire. Io così ti ho spiegato come potenziarlo. Poi ci saranno altri youtuber che non gli interessa di restare, diciamo, sul filo della legalità, che ti potranno spiegare come aumentare la velocità, ma io non lo farò. Ragazzi, per questo video è tutto, grazie per la visione, iscriviti al canale e in più se sei interessato alla tecnologia litio ti invito a iscriverti, se vuoi, al mio corso Battery Maker. È l'unico corso nazionale, forse anche in Unione Europea, dedicato alla customizzazione, cioè alla progettazione, costruzione, riparazione di pacchi batterie che montano celle al litio. Troverai circa 5 ore di contenuti video dove ti spiegherò tantissime cose sulla tecnologia e avrai anche un attestato di partecipazione col tuo nome nativo che potrai appendere bello nel tuo negozio, per esempio se sei un negoziante o se sei ancora un privato e che vuoi però cimentarti in questo hobby che può diventare anche lavoro, lo potrai un domani mettere bella vista nel tuo locale. Ragazzi, per questo video è tutto. Iscriviti al gruppo Telegram, mi raccomando, perché vado a inserire tutti i giorni nuovi prodotti, offerte, promozioni, errori di prezzo. Questa, ragazzi, è la mia maglietta ufficiale. 3 colori, nera, bianca, verde. Bella, vero?
Ciao ragazzi e al prossimo video.